Oggi un piccolo libro, potrebbe essere quasi l'elogio del piccolo libro. Il librino non è contaminato e annacquato da postfazioni, prefazioni, introduzioni. È denso. Poche pagine dove l'autore è obbligato a dire cose importanti. E quindi, quando vedete un piccolo libro, dovete sempre pensare che normalmente c'è molto sugo. In questo caso l'autore è Meyer Shapiro, un grandissimo storico dell'arte americano, e riflette su Picasso. Il titolo è, oltre a essere il titolo Picasso, ma il sottotitolo, Stile, innovazione tra diversità e unitarietà. Se voi doveste vedere una mostra di Picasso e entraste in una sala, vedreste quadri totalmente diversi, da apparire dipinti da autori totalmente diversi. Si passa dal periodo rosa al cubismo analitico iper scomposto, quasi esploso, il periodo blu, romantico introspettivo, al gigantismo degli anni venti. Si passa dal periodo in cui lui fiancheggiava i surrealisti a quello invece di Guernica, che di surrealista non ha nulla, anzi è drammaticamente realista. Ecco, Picasso è un autore poliedrico, sembrano tante mani, allora questo autore ci spiega dove sta l'unitarietà, qual è il filo conduttore che collega 4-5 pittori diversi in un'unica mano, perché unico era il progetto, unica l'evoluzione, straordinaria. Non si è mai visto un autore che contemplasse stili così diversi, ogni tanto addirittura mantenendoli nel cambiamento, per poi riemergere nello stadio successivo, nella tappa ulteriore. Composito, articolato, non facile, straordinario. E questo autore ne dipinge la sua unitarietà, per l'appunto.